Perché il nostro corpo è caldo? Se ci facciamo caso, il nostro corpo ha una temperatura media ben più alta di molte cose che ci circondano. Certo, le mani esposte al gelo invernale si possono raffreddare, ma la temperatura interna di un essere umano in salute si aggira tra i 35 e i 37 gradi centigradi. Gli animali si dividono in due grandi gruppi. Quelli che hanno una temperatura corporea che si mantiene più o meno costante è il caso dell'uomo, e gli animali la cui temperatura corporea dipende da quella dell'ambiente, come le lucertole, che si riscaldano al sole. In termini scientifici vengono chiamati animali omeotermi, per esempio i mammiferi e gli uccelli, e animali pecillotermi, per esempio i rettili, la cui temperatura varia molto durante il giorno ed è legata a quella esterna. Il vantaggio di avere una temperatura corporea costante è che si dispone sempre e rapidamente di energia. Al contrario, gli animali la cui temperatura corporea dipende dal maggiore o minore calore dell'ambiente sono molto più lenti a reagire e meno forti. Inoltre, se fa freddo, sono quasi paralizzati. Iscriviti al nostro canale e attiva la campanella.